Cari amici, sono Monica, benvenuti nel mio canale. Come fa un narcisista a distruggere la tua autostima? Beh, l'autostima può essere considerata come la valutazione più o meno realistica che una persona ha di se stessa. Questa valutazione può essere più o meno positiva. Alla base di questa opinione che un individuo ha di se stesso ci sono delle credenze soggettive che l'individuo tende a difendere anche se la realtà esterna sembra non confermarle. Dopo una relazione con un narcisista, per la vittima può essere difficile avere un atteggiamento ottimista nell'affrontare di nuovo la vita. La vittima può provare tutta una serie di sensi di colpa. Il narcisista riesce ad intaccare quei meccanismi di autovalutazione della vittima, che finisce per svalutarsi e disprezzarsi da sola. Proprio durante la fase della svalutazione, il narcisista tende a rendere instabile l'autostima del partner, con continue critiche al suo valore. L'atteggiamento che ha un narcisista è ambiguo e la vittima non sempre ne è consapevole. La vittima non riesce a mettersi a riprendersi, non riesce a riprendersi e avrebbe bisogno di un nuovo rapporto per avere delle conferme. Il manipolatore cerca di calpestare i principi etici della vittima. Per il manipolatore, gli altri sono sempre colpevoli e cerca sempre un qualcosa per attaccarli. Il manipolatore ha un linguaggio tortuoso e usa spesso dei giri di parole, facendo i narcisisti non rispondono mai alle domande dirette e anzi cercano sempre di cambiare argomento, facendo notare magari altri aspetti della conversazione, per esempio come il tono di voce, è uno stratagemma per sviare il discorso. Il manipolatore usa spesso proverbi o modi di dire in modo generalizzato. Se lo incolpate di qualcosa, vi dirà che tanto lo fanno tutti, cercando quindi di sminuire la gravità dell'accusa che gli state muovendo. Ha molta fantasia ed è in grado di inventarsi ogni tipo di falsità. Per ogni manipolatore, imbrogliare è un gioco divertente. Il manipolatore è convinto che la vittima si meriti questo trattamento e che le bugie se le è andate a cercare. Un manipolatore pensa è colpa tua perché ci credi. L'atteggiamento del manipolatore è pieno di ricatti, colpi bassi, minacce, svalutazioni continue, è tutto, tutto senza alcun rimorso. Il narcisista è incapace di amare, anche se queste persone si presentano come amorevoli e piene di attenzioni, in realtà sono senza sentimenti. I loro slanci di generosità sono gesti puramente meccanici, vuoti e privi di un coinvolgimento affettivo. Quindi non c'è un'emozione autentica, ma c'è solo una maschera. Un manipolatore cercherà di convincere la vittima che ha interpretato male o che ha frainteso. Quindi il manipolatore finisce per sabotare le capacità critiche della vittima, che pur di salvare la relazione arriva a mettere in discussione se stessa. Da qui inizia a barcollare l'autostima. È proprio questo lo scopo del manipolatore, che si diverte a minare la sicurezza della sua preda, facendo leva proprio sulla paura di vedersi sgretolare tutti i suoi progetti di coppia. Ti dovresti quindi liberare da ciò che ti opprime. Se intraprendi una fase di liberazione, potresti incontrare l'ostilità delle persone che ti circondano, perché è come se stessi facendo notare loro che le loro dinamiche relazionali sono tossiche e inadeguate per il tuo benessere. La vera difficoltà per un processo di cambiamento è di contenere l'indebita intromissione delle persone che ti circondano. Gli altri ti ostacolano per mantenere l'equilibrio di tutto il gruppo. Devi intraprendere un percorso di cambiamento in cui puoi esistere ed esprimerti tu in prima persona. L'uomo tende a squalificare la donna. Pensate a quante donne si sentono brutte senza esserlo veramente. Questa percezione negativa è il frutto di un meccanismo di squalifica che inizia già all'interno della famiglia.
ti senti sempre come di serie B. È importante iniziare un percorso di indipendenza dagli altri. L'opinione degli altri ti deve restare indifferente. La tua sofferenza va trasformata in un'energia positiva, incanalata in un percorso di crescita personale e in un progetto per il tuo futuro. Bene, io mi fermo qui per questo video. Ti chiedo di iscriverti al canale, metti un mi piace, condividi il video con i tuoi amici e resta sempre aggiornato attivando la campanella. Iscriviti alla mia pagina Facebook, sono presente sui social, sono anche su Twitter, Instagram e ho anche un blog su Blogger. E ti chiedo di continuare a seguirmi e ci vediamo alla prossima. Ciao!